Ciao ragazzi, buona Befana, che almeno quando sto registrando il video devo vedere se lo pubblico il giorno stesso. Comunque buona Epifania a tutti. Torno con uno svuoto alla spesa Eurospin, che è un po' che non ne facevo, perché tante volte ho il mio compagno che compra qualche cosina, allora non faccio il video per poche cose e la maggior parte delle volte è così. E qui invece ho un bel po' di roba, di cosine, e praticamente sono non alimentari e alimentari. E sì, praticamente ho preso un po' di detersivi, mi sto guardando in giro, qualche novità e direi che vi mostro subito le novità. Ah, sulle labbra ho questo rossetto di Too Faced nella colorazione, vediamo. Make up me happy. Comunque vi scrivo sempre tutto in info box, cosa sulle labbra e sulle unghie. E sulle unghie ho questo smalto lilla che sembra quasi grigetto. Vabbè, è già qualche giorno che ce l'ho, sta anche durando. Comunque di Essie, che si chiama Lilla Cisma. Me lo faccio rivedere. Dipende come, ecco, magari qua lo vedete anche meglio. Dipende com'è la luce, oggi c'è il sole che va che viene. Comunque ho detto ne approfitto di registrare perché sennò quando è buio pesto, cioè che è brutto tempo, cioè proprio buio, allora poi è un po' un casino. Allora, partiamo. Come avete visto, ho il maglione che spero che avete visto nella haul negli acquisti di abbigliamento, quello a lupetto e pam. Abbastanza caldo. Allora, partiamo dalle due novità che ho visto tra l'altro sul canale di Titti, le recensioni di Titti. Ciao cara! E queste due maschere che ho trovato mentre stavo andando alla cassa, le ho viste di sfuggita. Ho guardato, hanno un inci buono e ce n'era, mi sembra, tipo quattro versioni. Io ho preso quelle più adatte al mio tipo di pelle, cioè normale con Cooperose, e allora ho preso lenitiva con argilla rosa e burro di karité. Comunque sono tutte maschera argilla. La marca è questa in primis e 94% di ingredienti di origine naturale, tutte e due inci ottimo direi, non sono proprio biologiche, anche se dice da agricoltura biologica praticamente. C'è l'asterisco, ma non sto trovando il prodotto. C'è un ingrediente che il burro di karité. Oddio, mi è sfuggito. Oh, l'ho visto ora. Sì, è l'unica cosa che è di origine biologica. Tutto il resto non è biologico. Comunque, le ho volute provare. Mi sembra che costassero tipo 2,49 l'una. Questa è appunto quella illuminante con argilla gialla e glicerina. E vedremo come saranno, le appoggio qua. E poi, come novità, avevo trovato questi ammo essere slip, sono proprio biologici, sono certificati CEA, il simbolo è qui, mai provati, l'avevo già visti, per me sono una novità. L'avevo già visti, però appunto è la prima volta che li compro. Dice il cotone biologico, 20 pezzi, la linea Mo Essere, ecco, fior di magnolia, e vi farò sapere magari nei finiti come sono, come mi ci trovo. E ho preso anche una confezione di assorbenti, anche se ho preso quelli da notte, ma mi sa che saranno un po' piccoli. Io purtroppo ho un flusso abbondante. Biologico 100% cottone, questo è con ali, io non amo particolarmente il salvaslip con gli assorbenti con ali, però dice che sono dermatologicamente testati, confezionati singolarmente, 10 pezzi. Anche questi sono certificati CEA, per cui compostabili. E vi farò sapere anche di questi. Ok, poi andiamo avanti con. Ho trovato questo sapone ecologico per bucato. Tra l'altro mi sono accorta che avevo sbagliato, non ho svuotato la spesa di Gotà, che avevo preso ammorbidente, vi avevo detto che era un detersivo. Mi sono accorta dopo che era un ammorbidente, io l'ho preso in mezzo ai detersivi, sicuramente
Sicché praticamente, meno male che ho preso questo perché sennò sono rimasta senza detersivo. Ho una marea di ammorbidenti e ho solo questo detersivo in scorta. Ne sto finendo uno, mi sembra che sia della Winnis, che ne ho poco. E questo è la prima volta che lo provo. Della Sial, 98% di ingredienti di origine naturale, sia a mano che lavatrice, 20 lavaggi. La profumazione non lo so, non l'ho ancora sentita. Buono. Se vi piace un po' il profumo di citronella, questo sa molto di citronella. Dovrebbe tenere lontano le zanzare in estate, questo. E niente, anche di questo vi farò poi sapere. Poi ho preso, che di solito prendo da Tigotà, ho preso questo pacco di spugne per i piatti. Siccome tanto vanno cambiate spesso, andrebbero cambiate una volta alla settimana, ho detto, tanto è inutile che ci perdo, cioè ci spendono tanti soldi, poi mi serve la scorta, mi trovavo lì, le avevo già scritte sul biglietto, vabbè, la lista della spesa. Però ho detto, le prendo, le provo, non saranno il massimo magari, perché le Bileda sono le Bileda. O le Spontex, però io penso che una settimana queste dureranno, eh. Ce ne sono dentro 8 pezzi addirittura, non ho mica fatto caso, ho visto che ce n'è un po', fibra con glitter, oh mamma, e mi sono accorta adesso che mi sa che ce n'è una alta, possibile che questa sia più alta di tutte, oh mamma mia, vabbè vi farò sapere anche di queste, ci vorrà un po'. Se una uso una alla settimana ci vorranno 8 settimane, praticamente 2 mesi. E ne ho ancora forse uno o due in scorta. Io parlo di scorte anche quando si tratta di prodotti per la casa. Sono scorte. Poi, sì, vi sto facendo vedere tutti i detersivi. Mi è venuto in mente che ho i surgelati. Devo partire con quelli. Mi devo sbrigare allora, dai, ho quasi finito. L'anticalcare che prendo sempre della Dexal. A me sembra buono, il profumo mi piace tanto perché sa di detersivo per il bucato. Mi stavo tirando anche i capelli. Poi ho preso questo che l'avevo preso una volta sola. Amo essere detersivo per i piatti da 2 litri, certificato Ecolabel. E non mi piace tanto il fatto che è trasparente, invece di essere classico verde o giallo, arancione. Però ho detto prima che finisco quello che ho. Me ne faccio prendere un po', ecco, ricarica comunque è molto utile. È scomodo, perché versare 2 litri di questo nel dispenser, che io uso un dispenser di un vecchio detersivo, è un po', vabbè, è un po' scomodo. Ho ripreso il Dexal con mousse con candeggina perché mi trovo molto bene, anche se poi è arrivato a un certo punto lo spruzzino fa fatica, io cosa faccio? Lo diluisco e fa comunque tanta schiuma, tanto. Prevalentemente lo uso per il bagno e per il WC all'interno, per cui cioè, a me va bene anche diluito. Infatti quando è all'inizio ne uso pochissimo. Raramente lo uso per camicie perché in casa mia camicie non se ne usano mai, perciò indumenti bianchi uso l'ace gentile, se c'è qualche macchietta di solito rileva, per cui. Allora, velocemente, 2 paia di guanti, mi trovo benissimo. Costano poco e durano tanto, sono tutte e due Sila M. Poi vi faccio vedere i panni cattura polvere della Sistema Casa, anche i guanti sono della Sistema Casa, sono prodotti non di marca ma con cui mi trovo benissimo, anche questi panni, una volta dicevo che li tagliavo, poi che suonata, basta metterli un po' meglio, praticamente anche se sono leggermente più lunghi e più larghi, io cosa faccio? Con una penna, uso una penna di quelle automatiche, spingo dentro al buchetto del pezzo di plastica, insomma, dello Swiffer, o proprio lo Swiffer originale, spingo dentro con una penna tutti i 4 lati e si stanno benissimo, puliscono benissimo, che tirano via di tutto. Ho 2 gatti, per cui vi lascio dire, abito a piano terra e tolgono tutto, tolgono. E ora direi di venire ai surgelati perché sennò veramente, infatti dovrò poi stoppare, andare a mettere a posto. Ne ho solo due, però anche il fresco magari vi faccio vedere. E va bene, dai. Intanto vi faccio vedere. Allora, dopo un po' ho ripreso il merluzzo sudafricano che era in offerta.
E questo non mi ricordo da quant'è, surgelato 600 grammi, perché ultimamente prendevo il filetto di orata, perché quello al 90% non ha di lisca, e questo ci può stare che qualche lisca ce l'abbia, però ho voluto ricambiare un po'. Io come lo faccio? Per lo più lo faccio rosolato in padella con il soffritto misto, e olio, sale. E lo mangiamo così, perché il mio compagno col pesce è un po' noioso e mi piace il fatto così. E questo dovrei provare a farlo. Non mi ricordo se l'ho fatto anche al forno. Non, il pesce non mi piace tanto elaborato, tanto. Poi io sughi, pomodoro, anche se qua vedrete la pomarola, vabbè, ma ogni tanto la compro, la mangio. Però io con il fatto che ho il reflusso gastroesofageo non posso mangiare troppa pomarola, per cui preferisco cucinare, diciamo, un po' più in bianco. Quando mangio il pesce, che dico è una cosa sana, preferisco, anche se il soffritto non è una cosa sanissima, però non è che, cioè, bollito chi lo mangia, giusto i gatti lo mangiano bollito, che anzi i miei gatti lo mangiano anche col soffritto, se andiamo a vedere, però comunque, cioè, bollito non sa proprio di niente, insomma. Mi sta congelando la mano, vi faccio vedere poi questo bel bustone, tutta roba che pesa oggi, Questo bel bustone di minestrone fa pure rima delle delizie del sole, giusto? Sì, ormai li conosco anche senza leggere. E dice 14 verdure, assomiglia tantissimo alla busta Alfindus, e sono buoni questi minestroni, anche se di solito sono pieni, pieni, pieni di carote, sono tutte carote. E vabbè, ma visto che non mangio mai carote, almeno fa bene un po' di vitamina A. Ora niente, ragazzi, continuo a farvi vedere, ma intanto che mi sono bagnata pure tutte le mani, intanto adesso vado a mettere dentro questi due surgelati e arrivo subito. Allora, poi ho preso due confezioni di lonza fette di suino, una si rovesciano sempre le fettine dentro, e due per fare gli involtini, credo stasera. E per fare gli involtini, dove mi metto le cose? Mi dispiace darmi le spalle e girarmi così, non è molto carino. Allora, dentro la pancetta arrotolata e queste fettine di provola dolce a fette. Allora, la pancetta è delle nostre stelle, carne italiana, e 100 grammi, e le fettine di provola dolce sono da 200 grammi. Uno dentro ci può mettere il formaggio che vuole. Io ho preso questo, così è più comodo, è già tagliata a fettine. E poi queste salsicce, che si vede che sono già state aperte, ma come confezionano le cose? Avevano usata una praticamente, poi l'ho richiuse. Questa per la confezione ce n'è un po', vero? 5,03 euro, salamella di suino. Mi sta venendo fame, ragazzi? Fatemi sapere se vi è venuta fame. Allora, mi sono dimenticata qualcosa? Ho l'impressione di sì. Poi, pancetta affumicata a cubetti. Mi sa che mi sono dimenticata le uova, perché ovviamente ho ripreso la roba dal frigorifero, perché la spesa l'abbiamo fatta ieri. E vabbè, mi è venuto in mente che una pancetta uguale pasta alla carbonara, e mi sono dimenticata appunto di prendere le uova. Vabbè, e questa qui è quella da una confezione unica, la marca è la Bottega del Corso, quella appunto così, che io magari ne uso un po', poi la congelo. Questa è da 200 grammi. Ho notato che questa qua è più buona, che più dice a cubetti. Non è vero, perché la maggior parte sono striscette. Non so se le vedete, ma io ne ho vista una poco fa che è caduta e sono striscette. Però sembra ancora più buona questa. Mi sembra di aver notato questo particolare. Magari, ecco, la ciccia la metto qua, la ciccia. Dove ho messo le fettine di prosciutto. Sì, prosciutto. Ciao, Masha. Vabbè. Niente, adesso guardo un attimo se trovo le uova, perché vabbè, c'è andato mio compagno, non vorrei che se le fosse dimenticate.
Ecco qua le uova. Amo essere che ce ne sono solo 4, però vabbè, tanto mi sembra che altre 4 ce l'ho ancora, però siccome a volte mi mancano, è meglio averne qualcuna in più. Poi, visto che era la beffara, ho fatto prendere caramelle che abbiamo già aperto. Queste che ne ha presi due, me ne sono accorta poco fa. Uno l'abbiamo già aperto, sono cioccolatine tipo le Kinder della Dolciando, sono molto buone, che infatti ve ne voglio mangiarne, non dico una dietro l'altra, ma quasi. Male, male, male. Ah, mi ero dimenticata mezzo al beauty detersivi i dischetti Fior di Magnolia. Ho voluto prendere quelli maxi perché, ma sì, magari mi stuccano un po' meglio. Questi sono microbiologicamente, dermatologicamente testati e 100% puro cottone. Bisogna stare attenti perché tipo quelli della Sien all'Lidl non sono 100% cotone. Infatti quando l'avevo preso l'ultima volta non mi ero trovata bene. Questi invece sì, perché questi, vabbè. Allora, praticamente sono due spese unite qua, perché questi c'ero andata anch'io a prenderli, vabbè. Vabbè, non volevo dire che sono due spese unite, però sono due spese unite. Ora ve l'ho detto. Non sono brava a raccontare le palle, perché magari. Oddio. Speriamo che YouTube. Mamma mia, mi è scappato così, scusate. Speriamo bene. Niente, adesso con questa cosa mi sono bloccata. Perché praticamente mancavano delle cose, cioè è ritornato, ho detto allora aspetto a fare il video, cioè è tornato lui. Una parte l'avevamo fatta insieme di spesa e. Perché vi dico, ho preso, ho comprato, poi ha preso lui, ho preso io, ho comprato, e magari non ci capite niente. E allora, in poche parole, sono due spese unite e non volevo fare confusione in questa cosa qua. Così ho pure detto una parola che spero che YouTube non sì che sento di peggio, però, cioè, a me che una volta, dopo quasi 3 anni di canale, mi scappa una parola, spero che. YouTube, perdonami. Allora, poi cosa vi faccio vedere? Dai, abbiamo quasi finito. Vi faccio vedere, vabbè, i frullini con grano saraceno, che è un po' che non li prendevo. Non mi ricordo se l'ho presi io, ma questi sì, mi sembra che c'erano anch'io. Sono buoni, io li trovo simili, se non più buoni di quelli di marca. Io ogni tanto li prendo, mi piacciono. Sono 700 grammi della Dolciando. Poi ogni tanto faccio scorta anche di Confex, anche questi mi piacciono, buonissimi. Quelli della Kellogg's, ad esempio, li trovo più duri, invece questi si ammorbidiscono facilmente anche nel latte. Poi sono due confezioni, non costano neanche tantissimo perché, non so, forse neanche 3 euro, ma anche meno proprio. Insomma, 750 grammi, due buste dentro, appunto. Basso contenuto di grassi, fonte di fibre con vitamine e ferro che ce n'è sempre bisogno, soprattutto una donna con il ciclo. Posso dire ciclo, vero? Sto scherzando. Ah, poi questi, anche questi erano un po' che non li prendevo perché alla fine mi avevano stancato, tipo gocciole che non sono fatti a coccinella, ma sono fatti proprio a goccia. E anche questi 700 grammi della Dolciando, buonissimi. Poi cioè, sono ripetitiva. Infatti, le solite cose che prendo spesso ve le sto mostrando alla fine, così che chi non arriva fino qua almeno non si stufa. Insomma, però ecco, vi volevo far vedere che ho ricambiato un po' la pasta e ho preso questa qua dei tre mulini. Bronzo 100% grano italiano, le penne è che purtroppo sono mezzo chilo rispetto a quell'altra che il prezzo mi sembra che siamo lì e magari è meglio questa, non lo so. Comunque 12 minuti di cottura sono tanti, sono buone perché sono buone, però appunto ci mettono di più rispetto a quelle della confezione blu e che sono un chilo e mezzo, no, mi sembra un chilo. Ogni tanto si trovano le offerte da un chilo e mezzo.
E niente, ho preso queste, appunto le penne, io sono monotona, sempre penne fusilli, e hanno anche il numero, quello lì è 60, questo 72, e questo 9, fusilli 9 minuti di cottura, è buona, come pasta è buona. Poi allora, olio di semi di girasole, se devo friggere qualcosa o soffriggere, che c'è differenza, spero che lo sapete. Poi, allora, il caffè, perché volevo far vedere lo zucchero, vabbè. Caffè, questo piace al mio compagno, io non ne posso bere, e si trova bene, lo prende, e la marca non ho ancora capito qual è. Espresso Italia, dovrebbe essere questo. Vabbè. E appunto, lo zucchero bianco, solito. Sgorciando un chilo, inutile che a me mi perdo. Poi la passata di pomarola, come vi dicevo prima, che questa la metto sempre al contrario. Io prendo queste piccole perché, appunto, per quello che vi dicevo prima, non posso esagerare col pomodoro perché non fa bene al reflusso. Chi ha reflusso gastroesofageo deve evitare il pomodoro, o proprio raramente. Io ce l'ho pure duodenale, non vi dico. E allora poca pomarola ogni tanto e niente, però appunto prendo questi, preferisco prendere questi piccolini. Il solito latte perché quello fresco non c'era, vabbè, erano tre ma uno ce lo siamo già bevuti. I miei gatti che giocano, litigano, non si sa. E questo qui dei pascoli italiani, intero, una conservazione, buono, come latte è buono. E credo di avere finito, ragazzi. No, adesso non so quanto mi è venuto lungo il video perché ho fatto tre tagli. Ve lo prendete così com'è. Dai, spero che vi piaccia anche il make-up in tinta un po' con col maglione perché sarebbe lilla anche il trucco, però salta fuori il rosa. Poi avrei anche il rossetto lilla, però mi sembrava troppo un po' volgare. Allora ho messo il rossetto rosa. Le guanciotte alla Heidi. Eh sì, perché se non abbondo non si vede niente in videocamera. E va bene. E niente, bello maglioncino. Dai, al prossimo video spero di farvi vedere anche gli altri vestitini, vestiti, maglioncini. E adesso perché ho ancora lo smalto lilla. Ma perché sembra azzurro? Ma è lilla, ragazze. Vabbè. E niente, ho voluto mettermi in tinta, che proprio in tinta non è, però forse ce l'ho anche in colore così. Sì, stavo guardando lì che c'ho qualche smalto viola. Va bene, ragazzi, dai, vi saluto. È inutile che mi continuo a perdere in chiacchiere. E niente, fatemi sapere se avete percepito, cioè, insomma, se vi è venuta fame. Se, vabbè, se anche voi fate gli involtini così come faccio io, cosa ci mettete dentro agli involtini? E come cucinate il filetto di merluzzo sudafricano che non mi veniva il nome, è inutile che guardo perché l'ho messo via. E niente, dai, vi mando un forte abbraccio e vi rinnovo anche gli auguri di buon anno, anche se oggi è il 6, poi adesso vedo se pubblicare subito il video. E speriamo che sia un anno di un po' di più di pace, di tranquillità per tutti quanti. E tanti soldi a tutti, no, soprattutto tanta salute. Però è anche vero che se a volte non si ha i soldi non ci si può neanche curare. Vabbè, non so perché mi metto a fare questi discorsi. Se vede che voglio di chiacchierare. Va bene, ragazzi, ora vi saluto veramente. Un bacione, ciao.